Buongiorno a tutti bambini, ben ritrovati. Finalmente siamo arrivati al termine di questo percorso scolastico. Io non ce la faccio più, sono stanco. Oggi è 5 giugno. Allora, vediamo un po' chi è online. Giuseppe c'è, Benedetta, Vittorio, Maria Chiara. Giannetta, Maria Chiara. Ciao maestro. Tutto bene? Sì, Fatto sì. colazione? Ma Sì. con chi stavi parlando, scusa? Non voglio, lo sai, io sono. Quando? No, ho visto Ah, che sì, no, io a volte parlo da sola, mi devi ripetere. raccomando, oggi l'ultima lezione solo in camera perché è una verifica semplice, non farò cose difficili. L'importante è che siete soli perché devo comunque valutarvi in qualche modo, ok? Posso dire una cosa? Sicuramente. Però maestro, c'è l'interrogazione il 5 giugno. Parlo per tutta la classe. Tesoro, per Vabbè, ho capito, ho capito. tutta sta didattica, mi raccomando, non li stressiamo, Vabbè. soltanto video lezioni, qualche live, i bambini si inibiscono con questa telecamera, però io do un voto lo devo dare comunque a fine anno. Una domanda semplicissima, su una ciascuna, anche su Paint, poi Paint è facilissimo. Ok? Allora, ascoltami, ascolta bene che è facile. Con Paint 3D, dopo aver fatto, creato le forme, abbiamo inserito gli stickers. Ricordi gli stickers cosa servivano? A me stai dicendo, maestro? Maria Chiara, cioè, siamo proprio Ah, a me, 10 minuti. ah, Oh, che si parla di queste loro cose. sì, Sì, gli Paint, stickers, stickers. Qual è la domanda? Si è affacciato qualcuno, ho visto qualcuno che si è affacciato. Hai detto che eri solo in camera, giusto? Perfetto, ok. Quindi gli sticker sono? Maria Chiara? Sì, maestro? Allora, abbiamo le ombre o gli scheletri nell'armadio, ho visto qualcosa alla tua destra. Quello è la tua sinistra, tesoro. Maestro, non c'è Va niente. bene. Cioè. Riusciamo a concretizzare questa risposta? Gli Sì, allora, gli stickers? stickers sono Stickers? quelli che quando apri il diario si Quelli staccano. sulla carta, noi stiamo facendo paint in Sono informatica, uguali, più sono o uguali. meno, sono. Quindi io stacco sulla carta e lo attacco sul monitor. Sullo schermo. Benissimo, questo sticker è fantastico! Mamma mia, sono distrutto dopo tutte queste lezioni. Domanda più semplice, ti ricordi lo screenshot una volta terminato il lavoro a cosa serve? Ah, no, Maria Chiara, ah. Io. Cioè, che cosa è partito? Scusa, dalla tua. Era un no, ho messo il quaderno, stavo leggendo perché la rubrica sta La numero di mia rubrica. nonna Va Violetta. bene, Allora, perfetto. maestro, io un po' caldo perché mio papà ha rotto il condizionatore, quindi non riesco proprio a. Aspetta, il condizionatore come giustifica nei libretti, sinceramente, mi giustifico per il condizionatore, non l'ho mai sentito, però ci sta nella didattica, diciamo, a distanza. E quindi si è aggiustato il condizionatore? Cioè, siamo. No, No, siamo papà sull'acqua. stamattina è dovuto andare. No, Maria. Tutto tranne il piano del. Ho Scusa, maestro. visto delle. Oh mio Dio, allora. Maria Chiara, abbiamo nascosto la mamma. Allora, due alla mamma e a te comunque confermo il 10. E ti auguro buona estate, ti voglio bene lo Anche stesso. io, maestro, grazie. Ciao, Maria Chiara. Maestro? Buongiorno Maestro, mi Giuseppe, sente? sento benissimo, ancora problemi di connessione? Non la vedo neanche, dov'è? Mamma mia, non ce la faccio più quando finisce Maestro? quest'anno. Maestro? Giuseppe, Ma dobbiamo per forza farlo, l'anno scolastico è lo finito. so, però l'ultima interrogazione è Maestro? obbligato. Mi senti? Maestro? Mi senti? Maestro, dovrei andare in bagno, posso? Cioè, non ci siamo né sentiti né visti né Beh, io direi riunite. che Kita ci acconsente. Allora mi senti? Salve, professore. Bociato! Buongiorno! Buongiorno, Buongiorno! Beh, allora facciamo oggi velocissimi perché, ripeto, già l'ho detto a Giuseppe, già l'ho detto a Maria Chiara, sono stanchi. Ma aspetta, non inizio a fare nemmeno le domande. Voglio fare una domanda prima a Vittoria e poi a Benedetta, va bene? Ok, allora, quando, sempre parlando di Paint, no? Quando abbiamo terminato il lavoro, cosa bisogna fare? Cioè, cosa devo conservare? Tu sai Vittoria? rispondere? Devo sapere un indizio. Un indizio? Sì. Ma che indizio fa questo? Io. Maestro, io lo so benissimo, ho Benedetta, sbagliato tutto
Benedetta, forza Benedetta. Cosa bisogna fare per conservare? Bisogna salvarlo. Bravissima, 10, l'hai confermato durante l'anno e ti prendi questo 10. Allora, Vittoria. Dobbiamo mettere anche nella cartella, maestro, quella che abbiamo creato noi. Bravissima, questa è la lode, 10 è lode. Grazie, ok, maestro, allora con Vittoria invece con te, per quanto riguarda il salvataggio, possiamo creare una cartella a nostra scelta? Benedetta, possiamo creare una cartella a nostra scelta? Certo, maestro, ci avete anche insegnato nella lezione numero 15 come poter salvare. Perfetta, addirittura una lezione che non ricordavo nemmeno io. Ho visto tutti i video, maestro. Va bene, allora 10 lode, va bene anche Vittoria perché sicuramente l'emozione ha giocato un brutto scherzo. Io vi mando un bacione, ciao ciao. Ciao, ciao maestro. Ciao ciao. Soltanto maestro Maria Chiara, che bello vedere almeno qualcuno che è ancora presente il 5 giugno. Maestro, veramente ti volevo dire che io non posso esserci oggi, che devo andare al parco. L'ultima lezione non mi puoi lasciare. Maestro, ma tanto è registrata, me la posso vedere dopo. Ma l'importante 30 secondi, 30 secondi di lezione e poi terminiamo lezione. Ma maestro, non ti vedo bene. Mettiti un po' vicino alla finestra. Non ti sento bene, maestro. Tu mi senti? Io ti sento benissimo, ti vedo benissimo. Non capisco perché non riesci a vedermi. Maestro, non ti vedo proprio, mi sa che... Sì, maestro, devo proprio andare. Te la rivedo dopo, ciao. Niente, io vi mando il solito bacione. Spero di abbracciarvi al più presto. Anche se Maria Chiara mi ha lasciato veramente un po' a disagio, perché volevo fare una bella lezione. Maestro, venite a fare un giro al parco? Va bene, ciao Maria Chiara, poi facciamo i conti l'anno prossimo, eh!